Angelo! Prova. Che sforza! Fate passare un attimo Mario, gentilmente. Vieni Mario. Permesso. De Mita dov'è? C'è qualche non c'è neanche De Mita. Lo Tsunami Tour sbarca in Campania, Beppe Grillo in fiamma, Avellino in Corso Vittorio, Emanuele davanti a una platea affollatissima ed infreddolita, il leader del Movimento 5 Stelle esalta la piazza. Se abbiamo vinto in Sicilia possiamo farcela benissimo anche in Irpinia, dove c'è ancora la convinzione del voto di scambio. Dove entriamo noi non si ruba più. Un solo obiettivo, mandarli tutti a casa. Poi ironizza con i giornalisti sui politici irpini, De Mita e Cosentino. Durante la serata sono stati presentati i candidati alla Camera e al Senato, ma il pubblico era tutto per lui e Grillo non ha deluso. Chi è Avellino per aprire la campagna elettorale in Campania? Non lo so, ma noi non apriamo campagna, questa non è una campagna elettorale. Andate ragazzi, non è una campagna elettorale questa. La nostra campagna elettorale ce la fanno questi moribondi della politica. Noi siamo venuti a incontrare un po' gli avellinesi. Io era già tanto che non veniva Avellino, ci ho fatto il militare. Un commento sulla non candidatura di Cosentino, il PDL ha deciso. Io non lo so. Cosentino è scappato. Indietro. È scappato con le firme dentro la casa. È scappato. Il grande cambiamento deve partire da qua, che sono stati secoli di immobilità. Se non partiamo da qua, è già partita dalla Sicilia, che sembrava impossibile entrare in Sicilia. Non è più niente di impossibile. Adesso il cambiamento lo faremo anche da qua. Questo è un movimento di cittadini straordinario. C'è la macchina. È un virus, è epidemiologico, è un'epidemia, sono utopie concrete, non è una concentrazione di forze. È una visione che stiamo condividendo, quindi non può che andare avanti. Mettendolo sul naso. Noi abbiamo, guardate, abbiamo poche donne iscritte al movimento, ma le poche che erano dentro il movimento e dentro le liste sono state votate tutte. Quindi noi se andremo in Parlamento quasi il 60% saranno donne. Donne, ecco chi avete di fronte. Qui avete di fronte, non avete persone, qui non sono candidati ex giornalisti della RAI, ex Linoleum, non avete sportivi, campioni di canoa, non avete personaggi dell'antimafia, avvocati o figli e mogli di. Qui avete persone normali, qui non avete donne con dei siliconi nel culo grossi così e delle tette, avete delle donne che lavorano e che portano avanti la propria famiglia, quindi quelle che vorrei vedere in Parlamento. Ci hanno messo i bastoni tra le ruote, ogni settimana c'era un decreto che modificava il decreto precedente. Hanno accorpato le elezioni a febbraio, non è mai successo nella storia della Repubblica che si vada a votare a febbraio e si va a votare a febbraio le nazionali e le regionali e le comunali tutte assieme. Ma è incredibile, perché? Per togliere tempo, togliere vita, togliere respiro al nostro movimento, che siamo gli unici che siamo nelle piazze a raccogliere firme, gli unici. E allora le firme dovevi raccogliere su moduli non prestampati in download che potevi scaricarteli col computer. Noi siamo un movimento che viaggia sulla rete. No! I moduli dovevano essere A3. Solo stampati dalla cartoleria. Dovevi andare in cartoleria e poi ristamparli, ma erano modelli A3. Per la Camera un modo, per il Senato un altro, per le regioni a statuto speciale in un modo e in un altro, per i nostri connazionali all'estero. Per i nostri connazionali all'estero vengono presi per il culo in una maniera da questi consoli che noi paghiamo profumatamente, che non si fanno trovare, che dicono che hanno il server rotto, che mettono la segreteria telefonica invece di fare il loro lavoro di aiutare gli italiani all'estero per votare. Ma è pazzesco! Anche questo Monti fa la è costretto a fare una lista. Monti, e poi fa la lista, prende 10 milioni dai tronchetti Provera, da questa gente qua che ha contribuito a sfasciare il paese. Gli stessi che hanno sfasciato il paese vanno lì in televisione a dirci come dovremo risorgere dalle macerie che hanno creato loro. Ma allora,
Allora che cosa bisogna fare? E quando mi dicono tu sei solo di protesta e non di proposta, sì, sono anche di protesta, ma siamo noi come DNA una proposta. Noi nasciamo da un'idea, noi siamo idee che camminano sulla rete, non abbiamo sedi, non abbiamo rimborsi elettorali, non abbiamo soldi, siamo solo idee e passione, e ci vengono a dire che non sappiamo idee. Bene, il nostro programma è uno, ve lo dico, e poi ve ne andate a cercare, perché è online da 5 anni. Siate curiosi almeno, vi chiedo questo, non votateci, ma siate curiosi. Allora il nostro programma è una cosa sola: primo, mandarli tutti a casa, via tutti.